giovanissimo Silvio Sonnini. A raccogliere i soldi per fare un film. Con Giovanni Venosta, perché Giovanni Venosta, musicista di molti tuoi film. Ecco. Ma è una foto che ci eravamo fatti fare. Lui mi aveva chiamato per fare questa foto che voleva metterla dentro al CD del film. E quindi ci siamo fatti questa foto. Era che però, capisci, già c'era qualcosa di quello che poi, la crisi. Un senatore. Adesso è troppo tardi. Los, los crepiñas. Non mi raccontare cazzate. Ti ho chiamato non so quante volte ed era sempre scaricato. Non so se è scaricato. Perché sei così stronzo? Perché mi tratti così? Così come? Come un idiota. Se non ho chiamato la tua padrona è solo per non vergognarmi ancora di più. Per non fare una figura di merda. Hai fatto male, non potevi chiamare. Per far sapere a tutti quanti che ti stai scopando un altro? Là, ci stanno i bambini. Ah, prima ti fai i cazzi tuoi e poi ti preoccupi dei bambini. Voglio sapere chi è. Dimmi chi è! Non è... Ali, ma cosa ci fai qui? È tornato indietro. Non ne andava più. Perché? Così. Ho preso una corriera. Stai bene così? Sì, l'orario di sabato mi metteva tristezza, quindi... Quando sei tornato? Alle 6. Per le scale ho incontrato Teo, mi ha chiesto se gliela potevo aggiustare. Come mai non mi hai chiamata? Stavi lavorando. Non stavi lavorando? Sì, però poi sono uscita con Chicca e se tu me lo dicevi magari... Allora? Intanto lo sapevo che prima o poi tornavi. Fin ci sarebbero decine di domande da fare, magari anche molto dettagliate, però te ne faccio una su Cosa voglio di più, che a me, come a moltissimi, ha colpito davvero molto. Per questa capacità di raccontare qualcosa che magari al cinema già si è visto, dei rapporti appunto di coppie in crisi, storie di amanti, eccetera, però di farlo con delle soluzioni estremamente intime e anche in parte inedite. Dico una cosa, magari anche non la più originale, ma comunque che mi ha colpito molto. Nelle scene d'amore, dove la passione deve in qualche modo essere travolgente e totale, non c'è commento musicale, cosa che invece accade quasi sempre. C'è una bellissima colonna sonora nel film, ma in quelle due scene, mi sembra siano due, anche, come dire, in parte impudiche, insomma, che possono creare anche un lieve imbarazzo in uno spettatore, non c'è commento musicale. Ecco, questa e altre particolarità, gli stessi due ritorni, no, dei due amanti, visti in questo modo diametralmente opposto. Da una parte c'è chi aspetta il marito e già sa tutto, già ha capito tutto, e dall'altra invece c'è la speranza eterna, una sorta di Candide pronto a sapere che tanto lei torna. Com'è stato lavorare su questi livelli di intimità e di profondità anche? Beh, era alla base, questo film è nato da una... È l'unico film che è nato da un vero racconto di una persona che conosco e che un giorno si è confidata con me, mi ha raccontato la sua situazione nel momento, quello che stava vivendo, voleva sfogarsi e mi ha fatto questo racconto simile a quello di Anna nel film. E da lì io l'ho raccontato ad Oriana. Siccome stavo cercando un inizio, una storia o qualche cosa per scrivere un altro film che parlasse molto, in modo molto vicino alla realtà e parlasse della realtà dal suo interno, diciamo, mi è sembrato un messaggio che dovevo cogliere al volo, quindi
l'ho raccontato a Doriana, anche lei è piaciuta molto la cosa e ci siamo buttati a scrivere questo film, in cui da subito la cosa che mi sembrava bella è non raccontare il tradimento, punto, come tanti film che avevo già visto, ma raccontare anche tutto quello che c'è intorno, quindi raccontare le due coppie, raccontare le relazioni familiari, quindi c'è la famiglia di lei, la famiglia della moglie di lui, perché lui non ha una famiglia a Milano, cioè costruire il mondo di ognuno di loro due, e poi ci sono i loro incontri. I film drammatici. L'altra idea. Anche per te è la stessa cosa? Anche per te è più difficile, è stato più difficile scrivere e realizzare commedie piuttosto che film drammatici? Anche se è la difficoltà tra commedie, no, sì, tra commedie e film drammatico. No, io non devo dire che non trovo che uno sia più difficile dell'altro. Non è che quando poi... No, lui ha detto che trova più difficili le commedie. No, io questa cosa qua che è più difficile far ridere che far piangere non l'ho mai capita bene, non è una cosa che mi appartiene, francamente. Forse a me, almeno quello che mi risulta difficile è dire facciamo un film che è commedia, è dire facciamo un film che fa solo ridere, che non ha mai in nessun momento... cosiddetto di pesante, tra virgolette, che non ha mai niente di serio, insomma. Cioè restare dall'inizio alla fine del film in un luogo così dell'umorismo senza alcun peso. Quello lo trovo difficile. Però, insomma, come dicevo prima, invece...